Ciao Davsim, ma che bello questo calcio italiano, che bello l'episodio di cui dobbiamo parlare oggi. Facciamo riferimento ovviamente al caso Koulibaly. Come ricorderete, Koulibaly ammonito nel corso della partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre per un fallo di gioco, giallo sacrosanto, era diffidato, quindi in virtù di quel giallo prende una giornata di squalifica automatica, irrevocabile e da regolamento proprio pedissequa, insomma, veramente sacrosanta. Poi che cosa succede? Battibecco con l'arbitro, o meglio, reazione di Koulibaly che applaude guardando l'arbitro, applaude all'indirizzo dell'arbitro, a reazione immediata al giallo ricevuto. Quindi da regolamento per aver irriso, deriso una decisione del giudice di gara e quindi una decisione dell'arbitro e l'arbitro stesso, da regolamento si becca l'espulsione sul campo. Quell'espulsione da regolamento prevedrebbe 2 giornate di squalifica riducibili ad una, ma almeno una in caso di attenuanti particolari. E quindi le giornate di squalifica per Koulibaly fin da subito sono state due. O meglio, sono state due perché così ha deciso il giudice sportivo, perché quel rosso appunto gli è costata una sola giornata di squalifica, ma avrebbero potuto essere tre. Il giudice quindi ha già deciso, entriamo subito quindi nel merito, ha già deciso in prima istanza di dare una sola giornata di squalifica a Koulibaly per quell'applauso all'arbitro, più un'altra, ripeto, irrevocabile, per la quinta ammonizione consecutiva nel corso del campionato, quindi la classica squalifica successiva alla diffida. 2 giornate quindi, però una sola per l'applauso all'arbitro. Quindi che cosa ha fatto il giudice sportivo in prima istanza? Ha già tenuto conto come attenuante del contesto, del clima che si era creato. Qual è il clima, i boo razzisti, gli insulti razzisti, i cori razzisti rivolti dai tifosi interisti a Koulibaly. Lo sapete benissimo, la curva dello stadio dell'Inter ha ricevuto una sanzione nella misura di 2 partite a porte chiuse, una già scontata contro il Benevento in Coppa Italia, la seconda contro il Sassuolo alla prossima casa, e poi ci sarà una partita con con un settore chiuso, il secondo anello verde, quello da cui sono provenuti quei cori. E poi c'è stata tutta una enorme campagna mediatica di solidarietà attorno a Koulibaly. Siamo tutti Kalidou, maschere di Koulibaly negli stadi, tanta, 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 troppa retorica sul caso razzismo. Modifichiamo le regole, inaspriamo le regole, rendiamo più facile sospendere la partita, così diamo più potere agli imbecilli. L'ultima più recente ed entusiasmante uscita del presidente FIGC Gravina. Ma nel frattempo il Napoli ha fatto ricorso a questa squalifica. Prima di parlarvene, piccola parentesi, di solito lo faccio prima, lo faccio adesso, ho ottenuto la vostra attenzione finora, ma entrate nella descrizione sotto questo video, perché nel frattempo che io vi parlo di queste questioni poco importanti, c'è una cosa molto importante che potete fare, cioè donare all'AIL qualcosa per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue. È una raccolta fondi, una mia iniziativa cui ho dato vita, che andrà avanti fino al 31 gennaio. Primo link nella descrizione qui sotto, apritelo e donate. Grazie. Quindi il Napoli ha fatto ricorso a questa squalifica, un ricorso che non avrebbe neanche potuto fare perché Koulibaly ha avuto il minimo del minimo della sanzione. Infatti il giudice sportivo, dopo aver tra l'altro anche ascoltato la testimonianza di Koulibaly stesso e del presidente De Laurentiis, presidente del Napoli, scrive fondamentalmente che intanto il ricorso è ammissibile. Il Napoli nel ricorso aveva fatto riferimento al caso Muntari, è giusto farne un cenno. Qual è stato il caso Muntari? Anni fa Muntari fu espulso dall'arbitro perché abbandonò il terreno di gioco di sua iniziativa, non potendolo fare, in seguito a cori razzisti al suo indirizzo. In quel caso cosa successe? Che di norma gli fu data la squalifica, perché nel momento in cui l'arbitro espelle, la squalifica è automatica. Ma gli fu revocata del tutto, quindi non ebbe neanche una giornata di squalifica perché non irrise l'arbitro, semplicemente uscì dal campo a motivo specifico di quei cori e quindi si tenne conto della circostanza straordinaria e nessuna squalifica per Muntari. Il Napoli cita quel caso dicendo che Koulibaly in realtà ha applaudito, ha fatto questo gesto, diciamo, nervoso perché era turbato da questa situazione dei cori che riceveva. Il giudice dice non c'entra assolutamente nulla, sono 2 casi completamente diversi. Koulibaly ha applaudito l'arbitro e quindi merita la sanzione, e il ricorso intanto è ammissibile, cioè sarebbe stato inammissibile, ma intanto è ammissibile perché proprio si tiene conto, si vuole dare peso effettivamente alla straordinarietà di questa circostanza, cioè visto che Koulibaly è stato vessato da questi cori, ammettiamo il ricorso, altrimenti non ci sarebbe stato proprio
nessuna decisione. E che cosa dice il giudice sportivo? Dice che il comportamento di Coulibaly appunto è stato irriguardoso nei confronti dell'arbitro, che il clima ostile non può giustificare il comportamento dei giocatori in campo. Questa è una cosa fondamentale. Fondamentalmente poi dice questo e conferma una giornata di squalifica. Non può il clima ostile giustificare il comportamento dei giocatori in campo. Dice il giudice sportivo, di questo passo, se andiamo a giustificare il comportamento anche violento dei giocatori in campo sulla base del clima che c'è nello stadio per cori razzisti o qualunque altra cosa, non può essere, non possiamo andare avanti. Il calcio inevitabilmente muore. E vi dico questa frase perché tra poco la leggiamo altrove. Quindi decisione sacrosanta, ma io non avrei neanche fatto questo video se non ci fosse stato qualcos'altro, perché che cosa avrei avuto da dire? Bravo giudice sportivo che hai fatto una cosa su cui non c'era neanche da discutere. E invece, cioè, sarebbe stata una cosa inutile, diciamo, parlarne, perché la decisione del giudice sportivo è sacrosanta, ripeto, non c'era veramente neanche solo da pensare che si potesse togliere una sola giornata di squalifica a Coulibaly. E purtroppo è successo questo qualcos'altro, e si tratta del comunicato stampa ufficiale uscito ieri sera sul sito della società sportiva Calcio Napoli, che adesso leggiamo insieme perché dobbiamo assolutamente leggerlo parola per parola. Sito della società sportiva Calcio Napoli, titolo Sentenza Coulibaly, si è persa una grande occasione. Andiamo a leggere. 18 gennaio 2019, si sono chiusi oggi con la sentenza di rigetto del ricorso contro la squalifica di Coulibaly 23 giorni, a partire da Inter Napoli, che possiamo definire straordinari. Il rigetto del nostro ricorso è una grave sconfitta per il calcio, ma anche per quello che è l'aspetto più ampio che questa vicenda ha sollevato, la lotta contro le discriminazioni di ogni tipo che continuano a essere presenti nel calcio e nella nostra società. È stata umiliata una battaglia che l'UEFA porta avanti da molti anni e che il Napoli ha sempre sostenuto. Ma la sconfitta è anche verso coloro che, sbagliando, hanno sostenuto che negli stadi non ci sia razzismo e che a urlare il loro disprezzo verso neri, napoletani, ebrei siano solo pochi. Sono stati giorni straordinari perché partendo da San Siro ci sono state irregolarità, incomprensioni, assurdità talmente gravi e grossolane da non poter passare inosservate. Migliaia di persone, 7.400 per i rappresentanti della Procura federale in campo, hanno insultato Coulibaly perché nero. Gli insulti sono stati frequenti anche verso i napoletani, con cori definiti da tutti, tranne pochi, molto pochi, come insulti razzisti, tanto da entrare nei protocolli che impongono l'interruzione temporanea della partita in casi di questo tipo. Coulibaly, che chiede a Mazzoleni di interrompere, e l'arbitro che gli dice con te non parlo, contravvenendo a ciò che il suo designatore Rizzoli aveva detto a noi in una recente riunione a Milano tra arbitri e allenatori, e cioè che la richiesta di interrompere la partita poteva arrivare dal capitano o dal diretto interessato, in questo caso Coulibaly. L'UEFA e la FIFA che condannano quanto avvenuto dicendo che i protocolli non sono stati rispettati e che la partita andava interrotta. Personalità di ogni tipo, sindaci, artisti, uomini di cultura, colleghi di Coulibaly e di Ancelotti, che porta avanti una battaglia di civiltà dicendo che quello che avviene in Italia in questo senso è da condannare, a dare la loro solidarietà e a esprimere il loro sdegno. Raramente in Italia si è vista una condanna così unanime anche a livello sociale. E poi il ricorso. Giudici che dicono di essere assolutamente consapevoli di quanto è successo, di stare dalla parte di Coulibaly come uomo, che lo incitano a non mollare e a non sentirsi solo, come lui, in un discorso di rara umanità e sincerità, dice di essersi sentito quella sera. Un uomo che ha detto ai giudici quale sia stato il suo imbarazzo nel dover raccontare ai genitori, e in particolare alla madre, cosa fosse successo. E poi la straordinarietà degli eventi arriva con la sentenza di rigetto. Come se qualche procedura regolamentare non potesse fare l'unica cosa che andava fatta: ridare a Kalidou Koulibaly la dignità che merita, un ragazzo del Senegal che rappresenta per quello che è successo tutto il male e tutto il bene di quanto sta accadendo in Italia. Coulibaly, il calcio, le istituzioni, tutti escono umiliati da questa vicenda. Togliere la squalifica a Coulibaly andava fatto a prescindere dai regolamenti, dalla burocrazia. Il calcio in questo modo muore, perché il calcio è prima di ogni cosa passione, una passione che unisce miliardi di persone nel mondo e che non può essere derisa in questo modo. Questa sera si è persa una grande occasione, abbiamo purtroppo avuto la conferma che molto c'è da fare e molto da cambiare. Nicola Lombardo, responsabile area comunicazione del Napoli. Allora, io ho paura, vi dico la sincera verità, cioè queste parole a me fanno paura, oltre che mi fanno ribrezzo, cioè loro, cioè a prescindere dal regolamento, cioè a prescindere dai regolamenti, ci rendiamo conto di che cosa stanno chiedendo, cioè a questo tra l'altro dimostra che
La società sportiva Calcio Napoli, che come società sportiva, diciamo, quindi come squadra professionistica, fa una cosa che sarebbe inaccettabile da parte di un club di tifosi, figuriamoci, lo sta facendo per buttarla in caciara. Cioè, non hanno veramente l'obiettivo di cambiare le regole, di migliorare la situazione anche sul fronte del razzismo. Non hanno l'obiettivo di combattere il razzismo con questa campagna che stanno tirando avanti. Hanno soltanto l'obiettivo di buttarla in caciara, di buttarla in folklore, di fare tanti pulcinella che alla fine poi tolgono serietà alla cosa. Ma com'è possibile anche solo pensare di chiedere ufficialmente di mettere nero su bianco un'affermazione di questo tipo? La squalifica andava tolta a prescindere dal regolamento. Ma cosa state dicendo? Ma come si può prescindere dal regolamento e dalle regole? Cioè, è come se, allora, a questo punto, se il clima razzista può consentire di violare, di disapplicare le norme, allora io, se non ho soldi, sono in crisi economica, mi arriva la bolletta a casa, scrivo alla compagnia erogatrice: guardate, io sono in difficoltà economica, quindi per questo contesto, diciamo, di vessazione che sto subendo, chiedo la disapplicazione delle clausole contrattuali e non vi pago. Sicuramente la compagnia erogatrice mi risponderà, mi manderà a cagare. Cioè, cosa mi deve dire? Vogliamo portare anche a questo? Perché se vale quello che chiede il Napoli, allora vale tutto. Allora le regole le stracciamo direttamente, le buttiamo. E vi dico anche un'altra cosa: con questa abbiamo vinto. Noi juventini, vessati dalle continue polemiche sugli arbitraggi, abbiamo vinto. Perché con questa affermazione della società sportiva Calcio Napoli, ripeto, vergognoso, di una società professionistica, non di un club di tifosi, allora a me viene spontaneo dire: la Juventus è la squadra più forte che c'è in Italia? Sì, lo dicono anche gli antijuventini quando dicono: siete i più forti, gli aiutini non vi servirebbero. Ok, siamo i più forti. Allora, nel contesto in cui noi siamo i più forti oggettivamente, se ci viene fischiato un rigore contro al 90esimo che può cambiare il risultato, quel rigore va revocato. Il VAR deve intervenire e deve dire: no, non è rigore. Il rigore non va concesso perché noi dobbiamo vincere, a prescindere dal regolamento, perché siamo i più forti. Vale anche questa regola? Vogliamo ammettere anche questo? No, perché se vale quello che avete detto voi, allora vale anche tutto il resto. In tutto questo, Aurelio De Laurentiis, uno dei personaggi che più fanno del bene al calcio italiano, cosa ha detto? Ovviamente mica poteva lasciar parlare solo il comunicato stampa, perché era troppa poca cosa, fai troppe poche polemiche, crei troppo poco casino. Ha detto che lui si vergogna di questo sistema, dal quale uscirà molto presto se la FIGC non farà pugno duro contro il razzismo. E vorrei chiedere ad Aurelio De Laurentiis: dov'era quando i suoi tifosi cantavano Milano in fiamme dagli spalti? Perché quello non è razzismo. Dov'era quando i suoi tifosi impiccavano Higuaín? Dov'era quando i suoi tifosi mettevano Higuaín nelle casse da morto? Dov'era quando i suoi tifosi cacciavano una famiglia di juventini dall'interno dello stadio? Dov'è quando i tifosi ospiti al San Paolo vengono chiusi in una gabbia e gli tirano le sacche di piscio in testa? Dov'è quando succedono tutte queste cose? Perché queste cose non sono gesti razzisti, sono gesti di tolleranza e di accoglienza? Ah sì, davvero? Quindi veramente siamo al patetico, al ridicolo. Beh, io credo di aver detto tutto quello che volevo dire sulla faccenda. È semplicemente vergognoso. Mi aspetto, cioè spererei, ma non mi aspetto, anzi, spererei che ci fosse una levata di scudi contro il Napoli da parte dell'opinione pubblica e dei giornalisti. Perché bisogna assolutamente fermare questo tipo di deriva. Cioè, non può una società professionistica scrivere che le regole vanno disapplicate per assecondare il contesto. Questa cosa, tra l'altro, è già successa nel calcio italiano, va detto, non è che c'è da meravigliarci, è successa con Calciopoli. Furono disapplicate, distorte e create ad arte le regole per assecondare il contesto sociale che pretendeva che la Juventus andasse in fallimento. Vogliamo tornare a questa deriva? Ditemi voi. Ne parliamo allora nei commenti. Grazie per aver guardato. Mi raccomando, sempre educazione e pacatezza nei commenti, lo ricordo sempre, ma non ce n'è bisogno perché siete bravissimi. Ci vediamo anche in descrizione, o meglio, andate in descrizione, ancora una volta ve lo ricordo, per partecipare alla mia raccolta fondi per AIL. E allora, a molto presto e sempre Forza Juve!